In questo dialogo, promosso dalla rivista Gruppi, io e il direttore ci confrontiamo con Luciana Bianchera e Salvatore Inglese, che ci raccontano la loro ricerca, che svolgono in collaborazione con il professore Alberto Aiguer, in merito all'integrazione di diverse epistemologie culturali e di pensiero. Questa ricerca è nata circa un anno fa su sollecitazione di Luciana, che aveva bisogno di confrontarsi con degli esperti in merito ai contenuti che emergevano nei gruppi di parola che conduce con i migranti ospiti dei CAS che coordina. In questi gruppi i maschi in particolare parlano di che cosa ha significato per loro il viaggio e la ricerca di una casa e quindi della possibilità di costruire un futuro, una famiglia, mentre le donne parlano principalmente della violenza subita durante il viaggio e dei problemi della tratta. I contenuti che emergono sono stati letti da diverse prospettive, che sono la psicoanalisi operativa e l'etnopsichiatria. La loro esperienza è un esempio di come si possa far dialogare, confrontarsi e far integrare matrici epistemologiche molto diverse tra di loro. L'articolo che vi presento parte dall'interrogarsi su che cos'è un enigma, costrutto che sarà il punto focale di tutto il lavoro e che verrà declinato nelle sue varie prospettive. Luciana spiega la storia della ricerca, nata per rispondere a molti enigmi, e Salvatore parla della propria formazione per spiegare in che cosa consiste l'etnopsichiatria, che per molti di noi è ancora una disciplina molto enigmatica. Parte importante della ricerca è stato lo studio della mitologia e del magico, aspetti imprescindibili e impensabili che hanno a che fare con la presenza dell'invisibile che emerge nei gruppi di parola e della gestione della lingua. Le varie traduzioni possono diventare un ponte che crea uno spazio di pensabilità nuovo e altro. Una lingua tradotta che tradisce piuttosto che tradurre e così permettere nuovi orizzonti di senso.